Ciao a tutti, oggi parliamo di esperti di vino. Come si diventa esperti di vino? In Italia esistono tantissime associazioni che promuovono il consumo di vino e guidano, insegnano appunto l'arte della degustazione. Innanzitutto cominciamo col dividere in due grandi categorie queste associazioni. Da una parte ci sono le associazioni che trattano la sommellerie, cioè fanno corsi per sommelier. Chi è il sommelier? È la figura esperta di vini, quindi esperta di assaggio di vini, ma esperta anche nella mescita del vino e nell'abbinamento tra cibo e vino. Dall'altra parte abbiamo sostanzialmente una sola associazione, si chiama ONAV, Organizzazione Nazionale Assaggiatori Vino, e questa associazione non tratta la sommellerie, cioè non tratta la mescita e non tratta l'abbinamento tra cibo e vino. Quantomeno fino al 2018. In futuro, non nel primo livello, nel corso di primo livello, ma nei corsi di livello successivo, probabilmente verranno trattati anche questi argomenti, ma attualmente questo non viene fatto per scelta specifica, cioè un'associazione che tratta in modo approfondito esclusivamente la tecnica di assaggio del vino. Quale corso scegliere? Bene, a mio parere dipende un po' da che tipo di percorso si vuole fare, cioè se si vuole approcciare un discorso di tipo professionale, allora è bene scegliere un corso di sommellerie. L'AIS, Associazione Italiana Sommelier, è quella in assoluto più famosa, molto più famosa anche di ONAV, ma esistono decine e decine di associazioni più piccole sul territorio nazionale che organizzano corsi. Questi corsi sono tutti molto simili. Si tratta la tecnica di produzione del vino, la tecnica di assaggio, la mescita, quindi la tecnica del servizio e l'abbinamento cibo-vino. Il corso dell'AIS, per esempio, ha la caratteristica di essere abbastanza costoso, sui 600 euro a corso, quindi è un percorso lunghetto e è abbastanza costoso. Se prendiamo invece il corso di ONAV, è un corso molto più breve, 18 incontri, e dopo 18 incontri si fa un esame. E si diventa assaggiatore di vino. Voi direte meno, è sicuramente meno approfondito di quello dell'AIS. Questo non è vero perché nel corso di ONAV si assaggiano più o meno gli stessi vini come numero, perché si assaggiano molti vini ad ogni lezione e non c'è tutto il discorso abbinamento cibo-vino e il discorso servizio. Quindi dal punto di vista tecnico, quindi tutta la teoria che c'è dietro la produzione del vino, e la tecnica di assaggio del vino, quindi giudicare la qualità del vino, come si danno i punteggi, eccetera. I due corsi sono equivalenti, però uno si esaurisce in qualche mese, 18 lezioni, molto concentrato, ma altrettanto approfondito. L'altro invece si spende molto di più, ma molto di più vuol dire, non so, intorno ai 2000 euro al posto di 400-450 euro del corso ONAV. Ed è per questo che io consiglio questo tipo di corso, ripeto, se non avete velleità professionali. Dopo questi corsi siete esperti di vino? No. Per essere esperti di vino ci vuole l'esperienza. Bisogna assaggiare, 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 assaggiare e non farlo da soli, ma in modo guidato. Perché? Perché se io devo studiare come si fa il vino, mi prendo un libro, lo studio e posso farlo tranquillamente da solo. Ma se io ho davanti un vino e devo capire quel vino e non c'è nessuno che me lo spiega, io da solo faccio poco. Ovviamente meglio di niente, ma quello che conta veramente è avere qualcuno di esperto che ci racconta questo vino, ce lo descrive e noi andiamo in quel modo ad apprendere molte più informazioni rispetto a una semplice degustazione fatta da soli. Perché? Perché all'inizio noi non riusciamo a capire quello che stiamo bevendo, se è buono, se non è buono, non abbiamo riscontri. Invece a una degustazione abbiamo la possibilità di assaggiare per esempio 8 vini uno di fianco all'altro, compararli tra di loro e abbiamo un relatore che ce li spiega. Per quello che ai corsi è molto importante il numero di vini assaggiati e volendo anche la qualità dei vini assaggiati. Una volta finito, farete sicuramente un grande salto di qualità, ma il salto di qualità ulteriore lo si fa negli anni frequentando cantine, andando a comprare il vino in cantina, parlando con i produttori, andando alle fiere e assaggiando decine e decine di vini diversi, frequentando le degustazioni dove c'è il relatore che vi spiega i vini. Ovviamente questa cosa qui la farete solamente se siete appassionati davvero.
Se alle degustazioni vi annoiate, alle fiere vi annoiate, eccetera, semplicemente vi accontenterete di un livello di approfondimento inferiore, ma è naturale che sia così. Ovviamente il livello di approfondimento per qualunque cosa vale questo, cioè dovrebbe essere proporzionale all'interesse che voi avete. Se vi divertite a andare a comprare il vino in azienda, quindi perdere i pomeriggi in giro per le campagne, entrare nelle dai produttori, assaggiare, comprare, mettervele in cantina, aprire dopo anni. Benissimo, nel giro di qualche anno, la mia esperienza dice almeno 5 anni, 5-10 anni di martellamento, cioè di frequentazione assidua di questi ambienti, comincerete a capire qualcosa, cioè a diventare abbastanza esperti di vini. Poi ovviamente dipende anche dal talento, ci sono persone molto talentuose che imparano veramente molto in fretta, altri che ci mettono molto più tempo. Come in tutte le cose, vale nello sport, vale nell'assaggio di vini, vale nel lavoro, però l'importante è che se c'è la passione e fate queste cose, pian pianino diventerete esperti e capirete sempre di più. Non vale questo solo per il vino, vale per tutti gli alimenti. Magari in altri video parleremo anche di altri alimenti, che io amo molto, per il formaggio o il miele.